Tutti quanti noi conosciamo il mondo della Formula 1 per i suoi aspetti sportivi, certo, ma anche per quelli più commerciali. Infatti, che lo vogliamo o meno, abbiamo in mente decine e decine di sponsor che sono passati per la Formula 1 nel corso degli anni e sono diventati iconici. Ma ci sono anche altre tipologie di sponsor. Sponsor che magari non ricordiamo che siano passati per il Circus o che magari ci sono stati ma soltanto per una sola gara. Ecco, oggi andremo alla scoperta di alcuni, perché elencarli tutti è impossibile, alcuni di questi sponsor. Ecco la top 10 degli sponsor italiani in Formula 1 che credevate di aver dimenticato. E bentornati su questo canale, io come sempre sono Andrea e vi do il benvenuto. Oggi un video un po' più particolare, un po' più leggero, anche un po' più a braccio, anche perché il periodo estivo impone contenuti un pochino più leggeri. E spero che questo video vi piacerà, è un tema che abbiamo pensato potesse interessarvi. Il tema è stato proposto da me, è stato realizzato da Yuri, che ha trovato degli sponsor che neanch'io sapevo che fossero passati per la Formula 1, quindi è stata una sorpresa anche per me realizzare questo video. Spero che vi possa piacere, fatecelo sapere con un commento a questo video e non dimenticate di seguirci sui nostri canali social, anche perché presto faremo una nuova diretta con voi. Vi chiederemo di farci delle domande sul nostro profilo Instagram, quindi andateci a seguire lì per avere l'opportunità di farci la vostra domanda. E tra l'altro, proprio su Instagram io qualche giorno fa vi ho chiesto quale fosse lo sponsor di Formula 1 che ricordate con maggior affetto o che è entrato nel vostro cuore, diciamo. È arrivata una quantità di risposte imbarazzante, grazie a tutti. Ma adesso bando alle ciance e via con la top 10 dei 10 sponsor italiani. Top 10 sono 10, quindi la top 10 degli sponsor italiani in Formula 1 che credevate di aver dimenticato. Questo titolo è troppo lungo, devo cercarne uno più breve. Al decimo posto, Uliveto, sulla Jordan del 1993. Quando ancora non c'era Del Piero con il suo uccellino ad ammorbarci la prima serata, c'erano gli artisti. Uliveto. E al volante di quella Jordan nel 1993 c'era un giovanissimo Rubens Barrichello che condivise il volante con una serie di compagni di scuderia, tra cui Ivan Capelli, Thierry Boutsen per 10 gare, Emanuele Naspetti, Marco Apicella che corsero una gara a testa e il buon Eddie Irvine che concluse la stagione. Tra l'altro al Gran Premio del Giappone Barrichello e Irvine arrivarono quinto e sesto, conquistando 3 punti, gli unici della Jordan in quell'annata, e garantendole l'11° posto in classifica costruttori. Alla nona posizione, la pasticca del Re Sole sulla Minardi M185. Buona, morbida, balsamica, la pasticca del Re Sole. Antefatto di cui molti saranno a conoscenza, la Minardi doveva debuttare in Formula 1 con il turbo Alfa Romeo, ma l'accordo saltò e quindi si dovette ripiegare su un aspirato Cosworth DFV molto più economico. A partire dalla terza gara, quella di Imola, venne poi installato il propulsore di motori moderni, che però non cambiò più di tanto le prestazioni. Infatti la vettura era stata concepita nel 1984 e molti materiali erano ormai obsoleti, e questo dette come risultato che la Minardi arrivò al traguardo solo in 3 occasioni, delle quali la migliore prestazione fu l'ottavo posto nell'ultima gara stagionale in Australia, ottavo posto che all'epoca non portava punti, e quindi la prima stagione della Minardi si concluse senza alcun punto ridato, ma fu l'inizio di una grandissima avventura della scuderia faentina in Formula 1. All'ottavo posto, Regione Marche sulla Andrea Moda. Ovviamente la storia di questa scuderia la conoscerete tutti. Se non la conoscete, abbiamo fatto un video dedicato, andatevelo a recuperare sul nostro canale, magari vi metto anche il link in descrizione. E che dire, la Regione Marche, ma non solo, perché su quella Andrea Moda c'erano tantissimi sponsor, LS, Guzzini, tante aziende che hanno creduto per pochissimo in questo progetto.
Al settimo posto la Osella del 1986, sulla quale per alcune gare sono comparsi degli sponsor che magari non ricordate. Il primo è la Scaini, società produttrice di batterie per auto, che gli appassionati di basket ricorderanno anche per essere stata lo sponsor della Rayer Venezia nel 1993. Ma soprattutto su quella vettura campeggiava, a volte sotto l'abitacolo, a volte sul posteriore, la pubblicità della Grappa Bocchino. I più esperti dei nostri fan si ricorderanno il mitico Mike Bongiorno che faceva la pubblicità della Grappa Bocchino, concludendo sempre più in alto. Lo ricordate? Sicuramente sì. La Grappa Bocchino la trovi sempre più in alto, concludendo Grappa Bocchino sigillo nero. Ora della storia della Osella Corse preferirei non anticiparvi troppo, perché ci sarà un video dedicato ovviamente a questa scuderia che uscirà dopo quest'estate, quindi vi tengo ancora un po' lì in sospeso. Però c'è un aneddoto molto divertente che mi piace sempre ricordare quando parlo di questa scuderia, come se ne parlassi con chissà chi. Comunque l'aneddoto riguarda Allen Berg, il pilota canadese che sostituì Christian Danner a metà stagione. Praticamente cosa succede? Mark Schurer, pilota Arrows, ha un incidente in una gara di rally e per sostituirlo viene chiamato Christian Danner, che allora era al volante della Osella. Non in quel momento, cioè nel campionato guidava un Osella. Per sostituire a sua volta Christian Danner, la Osella chiama il canadese Berg, che firma il suo contratto, senti qua, nel garage della Osella, sopra un barile di carburante, utilizzando un vecchio contratto di Christian Danner, semplicemente tirando una riga sopra il nome di Danner e scrivendoci sopra Allen Berg. Erano veramente altri tempi. Alla posizione numero 6, il mio preferito personalmente, e credo quello di molti di voi, sgomma tutto, anzi... Sgomma tutto, via lo sporco dappertutto! Esatto, portato in dote da Andrea Chiesa sulla Fond Metal del 1992, molti di voi se lo ricorderanno, perché era onestamente bellissimo che una vettura di Formula 1 avesse sulla presa d'aria sgomma tutto. Quella stagione, nonostante la Fond Metal fosse passata da una a due monoposto in griglia, non si rivelò essere particolarmente fortunata, anzi si concluse in anticipo quando mancavano tre gare alla fine del campionato con la scuderia che chiuse i battenti. Gabriele Tarquini riuscì a qualificarsi per tutti i Gran Premi, ma ne portò a termine solo uno, quello di Silverstone, mentre Andrea Chiesa, nonostante lo sponsor sgomma tutto, non riuscì a terminare praticamente nessuna gara, anzi non riuscì quasi mai a qualificarsi, salvo in tre occasioni durante le quali si ritirò. Il suo sostituto Eric Van de Poel invece riuscì a cogliere un decimo posto nella sua gara di casa in Belgio e per i restanti Gran Premi si ritirò. Non fu una grande stagione, ma ne parleremo in un video dedicato in futuro. Alla posizione numero 5, uno sponsor particolare che non campeggiava sulla vettura direttamente, bensì sulla tuta di Gilles Villeneuve, ossia il Lambrusco Giacobazzi. Contestualizziamo, siamo alla fine del 1977, Niki Lauda ha lasciato la Ferrari e al suo posto è arrivato un giovane canadese campione di motoslitte e pilota in America. Il suo nome ovviamente è Gilles Villeneuve. Il ragazzo però ha bisogno di uno sponsor per correre e allora Enzo Ferrari telefona all'amico Giacobazzi chiedendogli di sostenere la carriera di questa giovane promessa. Di lì a poco il marchio Giacobazzi comparve spesso in Formula 1, soprattutto nel circuito di Imola, e tra le famiglie dell'industria Giacobazzi e quella di Villeneuve nacque una sincera amicizia, tanto che il proprietario dell'industria fu uno dei pochi ad assistere al funerale di Villeneuve e anche il figlio Jacques, all'inizio della sua carriera, recava sulla propria tuta lo sponsor Giacobazzi. Un'amicizia che è durata nel tempo, tanto che oggi al museo della famiglia Giacobazzi è presente la monoposto del 1979 del pilota canadese. Voliamo alla posizione numero 4 e questa, vabbè, dovevo dirla, perché parliamo di Air Sicilia, compagnia nata per combattere il monopolio dell'Alitalia
e che campeggiava sulla fiancata della Pacific nel 1995. La scuderia però, per usare un eufemismo, non è che se la passasse benissimo dal punto di vista economico in quell'annata, tanto che Bertrand Gachot, che oltre a essere pilota aveva anche acquisito delle quote del team, fu costretto in alcune gare a cedere il proprio volante a piloti paganti come Giovanni Lavaggi o Jean-Denis Deletraz. E poi... I migliori risultati ottenuti furono 2 ottavi posti conquistati da Montermini in Germania e da Gachot in Australia, dopodiché la scuderia decise di chiudere i battenti anche perché l'anno successivo sarebbe entrata in vigore la regola del 107% in qualifica, cosa che se fosse stata già in vigore nel 1995, su 34 possibilità, solo 4 volte le Pacific sarebbero riuscite ad accaparrarsi un posto in griglia. Per la posizione numero 3 torniamo nel 1985, più precisamente a bordo della Spirit, sulla quale campeggiava la scritta Rombo. Qualcuno di voi se lo ricorda? Settimanale a tutto motore, concorrente di Autosprint per intenderci. Non fu una sponsorizzazione molto fortunata, poiché la Spirit corse solo le prime 3 gare della stagione per poi ritirarsi dal circus. Lo sponsor alla posizione numero 2 campeggiava su una monoposto alla quale dedicheremo per forza una puntata di scuderie dimenticate in futuro, ovvero il Grana Padano sulle fiancate della Lambo 291 che prese parte al campionato 1991. Un bel pezzo di Grana Padano. Bastava anche un pezzo più piccolo. Le nostre porzioni sono sempre molto generose, signore. Progettata da Mauro Forghieri, colse il suo miglior risultato proprio in apertura di stagione con il 7° posto al Gran Premio di Phoenix. E questo di Nicola Larini rischiò anche di non essere l'unico exploit di quella stagione, poiché a Imola, tutti lo ricorderete, Van der Poele stava riuscendo a ottenere un ottimo 5° posto quando all'ultimo giro ebbe problemi con la pressione del carburante e terminò 9°. Oltre a questo, la stagione fu abbastanza sfortunata, ma ne parleremo in futuro, quindi non voglio raccontare troppo, anche perché poi questo è un video un po' più leggero, quindi ragazzi, calmatevi, cioè, non è che adesso vi dirà che raccontaci tutto, ragazzi. Un po' di... Siamo alla prima posizione piuttosto. Alla posizione numero 1 un'emozione per sempre, una vettura che rimane lì impressa nella mente. Più bella cosa non c'è della Minardi 2004 con la pubblicità del nuovo album di Eros Ramazzotti. 25 aprile 2004, Gran Premio di Imola, Eros Ramazzotti decide di promuovere il suo nuovo album 9 piazzandolo sulla fiancata della Minardi di Gian Maria Bruni. Il cantante, tra l'altro appassionato di motori, si fece anche vedere nel paddock, ci sono diverse foto di lui con Jimmy Bruni, però non portò benissimo al giovane pilota italiano. Infatti Bruni al 19° giro si ritira per un problema ai freni e il suo compagno di squadra Baumgartner, anzi Baumgartner, vabbè, giungerà 15° e ultimo a 4 giri dal vincitore. E questa era la nostra top 10 di sponsor italiani in Formula 1 che credevate di aver dimenticato, e noi ve li abbiamo riportati qui, come si suol dire, vi abbiamo sbloccato una serie di ricordi. Fateci sapere se ne abbiamo dimenticato qualcuno, un sacco, ne abbiamo dimenticati tantissimi in realtà, però farli stare tutti in un video era complesso. Probabilmente ne faremo altri se vi è piaciuta questa top 10. Fatecelo sapere con un commento e noi ci rivediamo con un prossimo video e, mi raccomando, con la live del 19-21 luglio, adesso non ricordo bene, devo andare a guardare il calendario. Grazie a tutti, cioè, oddio, è crollato tutto, mamma mia, è proprio segno che devo finire questo video. Ciao!